A presentare la nostra Befana, le nostre iniziative per il 4 e 5 gennaio che, come da tradizione, danno il via al nostro anno di attività per raccogliere fondi contro il tumore. Noi del Comitato per la Vita viviamo le manifestazioni che proponiamo ogni anno con lo stesso entusiasmo ed emozione della prima volta. Siamo contenti che anche quest'anno, come quello passato, la Befana sia tornata a calarsi dal Palazzo Normandeschi, grazie ai Vigili del Fuoco. È davvero un momento spettacolare, atteso da tantissimi bambini. La nostra Befana consente di iniziare subito l'anno con la determinazione di raccogliere fondi per lottare contro il cancro. Il Comitato per la Vita ha questo come obiettivo primario e chiediamo a tutti i grossetani e non solo, che ogni volta ci sono vicini, di restarci accanto a lottare insieme a noi per rendere la vita più dura al tumore. Il mio grazie va a tutti coloro che negli anni continuano a sostenerci nelle nostre iniziative, come quella della Befana, che è davvero la Befana della solidarietà e della speranza. La nostra Befana regala emozioni e sorrisi ai bambini di Piazza Dante, calandosi dall'alto. Offre caramelle e calze, ma va anche all'ospedale Misericordia ad alleviare il dolore dove è presente. Oggi abbiamo un altro obiettivo, l'acquisto di un fibroscopio con canale operativo da donare al reparto di otorinolaringoiatria dell'ospedale Misericordia di Grosseto. Aiutateci e state vicini. La manifestazione è stata realizzata dal Comitato per la Vita con la collaborazione dell'amministrazione comunale di Grosseto, dell'amministrazione provinciale della Provoco, città di Grosseto, del comando dei Vigili del Fuoco di Grosseto, del comando della Polizia Municipale di Grosseto, della VISP, della FIAM, dei Mosconi di Maremma, dell'Unipol Assicurazioni, della Tabaccheria Romagnoli, dell'Associazione Butteri di Maremma, del Presepe Vivente di Roselle, del Centro Don Massimiliano della Valentina, della ditta S Illuminazioni Shine On, Hobby Casa Bricolage, Suor Caffè, Carrozzeria Italia e la Vineria D'Amico. A tutti loro va il nostro grazie e va anche a voi giornalisti della carta stampata, del web e della televisione per l'affetto con il quale ci seguite sempre. Un ringraziamento particolare ai nostri volontari che sono numerosi e ogni volta ci aiutano a realizzare le nostre manifestazioni. Non hanno orari, non fanno di tutto perché veramente il Comitato per la Vita possa raccogliere i fondi per comprare i vari apparecchi che ogni anno decidiamo di acquistare per l'ospedale Misericordia. Ragazzi, un ringraziamento particolare mio e soprattutto dal direttivo del Comitato. Grazie per tutto quello che fate per me.